Prevenire e contrastare la corruzione nella pubblica amministrazione, con questo intento è stato siglato anche a Caltanissetta, nell'Aula Magna Saette a Livatino del Palazzo di Giustizia, un protocollo d'intesa tra il presidente dell'ANAC Raffaele Cantone, il procuratore generale Sergio Lari e i procuratori della Repubblica del Distretto Amedeo Bertone per Caltanissetta, Fernando Asaro per Gela e Massimo Palmeri per Enna. Un accordo quadro concordato con la Procura Generale della Corte di Cassazione, approvato dal Consiglio dell'Autorità lo scorso 13 settembre, che l'Autorità Nazionale Anticorruzione sta siglando con le singole procure della Repubblica che ne fanno richiesta al fine di disciplinare le varie forme di collaborazione e di flussi informativi con le autorità giudiziarie inquirenti e rafforzare l'azione di vigilanza amministrativa in materia di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici. Con la Procura Generale della Cassazione abbiamo individuato un testo di una possibile, diciamo, intesa con le Procure della Repubblica per creare sinergie fra l'Autorità Nazionale Anticorruzione, che come è noto è un organo che si occupa di prevenzione amministrativa, e le Procure. Sinergia che nasce dall'obiettivo di poter mettere in comune soprattutto i meccanismi di informazione, perché ovviamente noi possiamo avere informazioni come autorità che riguardano soprattutto il sistema degli appalti e che possiamo mettere a disposizione alle procure. Le procure ovviamente molto più di noi possono avere informazioni giudiziarie che possono essere utili per sviluppare i nostri poteri di prevenzione. Quindi si tratta di una collaborazione che noi riteniamo particolarmente utile e per me dal punto di vista particolare ancor di più, perché io sono un magistrato sia pure in questo periodo prestato all'amministrazione. Un accordo che servirà a rendere effettiva e più proficua l'attività di repressione dei reati contro la pubblica amministrazione anche attraverso l'accesso tempestivo alle informazioni acquisite in via amministrativa, così come è rimarcato durante l'incontro. Si tratta di una mera trasmissione di notizie, ma di documentazioni, atti e informazioni tali dal punto di vista contenutistico di poter consentire al Presidente dell'ANAC di poter intervenire fattivamente anche tramite i prefetti per poter risolvere i problemi di opacità, di interferenza dell'illegalità nel mondo della pubblica amministrazione e degli appalti. Dall'altro punto di vista, il Presidente dell'ANAC si impegna a trasmettere ai procuratori della Repubblica tutte quelle notizie che potenzialmente possono confluire in accertamenti di rilevanza penale, a cominciare da quelle che provengono dai cosiddetti whistleblower, cioè quelli che all'interno delle pubbliche amministrazioni segnalano fatti di scarsa trasparenza che potrebbero avere rilevanza penale, per proseguire alle illecite intromissioni nel mondo degli appalti e della criminalità comune organizzata e per andare ancora avanti a tutte le forme di illegalità che purtroppo caratterizzano la pubblica amministrazione a Caltanissetta come nel resto d'Italia.